a tutti, io e Piccettino e i miei capelli sconvoltissimi, siamo qui perché oggi vi dobbiamo parlare di un albo particolare e per certi versi anche triste. No, vi dico subito, non è Rathman. Però ci andiamo vicino per certi versi, perché è il numero 24 di Morgan Lost Serial Tunes. Sapete benissimo che questo fondamentalmente è l'ultimo volume della prima serie di Morgan Lost. Questo formato non ci sarà più, questa fogliazione non ci sarà più, rimarrà questo prezzo. Ottobre, scusate, sì, ottobre non avremo Morgan Lost in edicola se non a Lucca con l'anticipo numero 0 con una variant e poi avremo il ritorno reale di sempre con quel numero. Il 18 novembre in tutte le edicole d'Italia, del mondo, di tutto il globo terracqueo, con questa nuova serie richiamata anche Dark Novels. Quindi effettivamente Morgan Lost chiude, perché apriamo Morgan Lost Dark Novels. Asciughiamo le lacrime, teniamole per dopo, ma intanto non appanniamoci la vista se non riusciamo a vedere questa meraviglia di Fabrizio De Tommaso. Come al solito Morgan fa parte un po' della tappezzeria, e la copertina è inquietante. Io ad oggi, devo essere sincero, questa copertina trovo che sia una delle tre migliori in assoluto che abbia visto su Morgan Lost. E via, siccome Morgan Lost ne ha tante di copertine belle, questa secondo me è una delle tre migliori in assoluto. Contiene tutti gli elementi della storia, contiene anche un elemento, diciamo, aia, particolare già, che contraddistingue di più questa storia, ovvero i cartoons, contiene la violenza e contiene anche Morgan, quindi è una copertina perfetta, magnifica e che spicca moltissimo. Io spero che non cambi più di tanto in futuro l'impostazione di Morgan sulle copertine, perché già queste a me piacciono tantissimo. Quindi, come commiato, diciamo, abbiamo una copertina magnifica. L'interno è, per me che sono un Pickers di vecchia data, quantomeno entusiasmante, perché abbiamo Alessandro Pastrovicchio e abbiamo anche una coda qui. Scusate, fuori dalla recensione. Ma la smetti di cercare di mangiarti i biscotti al cioccolato, che tanto non li puoi mangiare. Vabbè, dopo vi faccio vedere. Sta cercando di mangiarsi questi, veramente, guardate che roba, vabbè. Volete un gatto? Vi do questo. Vabbè, tornando a noi, parlavamo di Alessandro Pastrovicchio. Alessandro Pastrovicchio si fonde con le sue due anime, l'anima disneyana, anche se è una Disney distorta, violenta, cattiva, ma c'è un motivo. È una Disney violenta, cattiva, piena di omaggi ad altri cartoni. Palese sono Iacovitti e Nick Carter, poi ce ne sono tanti altri. E una realtà magnifica, rappresentata in maniera più che divina dal mondo di Morgan Lost. Quindi unisce le sue due anime e ci confeziona dei personaggi magnifici. Uno tra tutti è Veronica, che è una femme fatale da cartone animato, che ovviamente Morgan per la prima volta non si lascia scappare, quindi qua andiamo oltre l'interrazziale, abbiamo addirittura proprio il cartone animato di essere umano, quindi è qualcosa di fantastico. Comunque Pastrovicchio fa questo lavoro magnifico, unendo le sue due anime, portando tutto in certo verso anche all'eccesso. E voglio far vedere una tavola che per me è magnifica. Ora io non ho soldi da spendere, perché non ne ho, ma se li avessi, credo che questa io me la comprerei subito. Perché è meravigliosa. Non c'è Morgan, però è meravigliosa. Non ho parole per dirvi di più, cioè, guardate gli ambienti, la gioia, Pandora, le scene action e normali che vengono deformate, che si ripetono, cioè, è proprio geniale. Ah là! Niente, drogato di biscotti. È geniale, non ci sono se, non ci sono ma, è proprio bello. Complimenti a Pastrovicchio, non ci sono se, non ci sono ma. Chapeau. Non si poteva chiedere di più. Ma tutto questo accompagna una storia di Claudio Chiaverotti, che qui onestamente impazzisce completamente.
Morgan viene coinvolto in una indagine nel mondo dei cartoni animati, ma non nel mondo dei cartoni animati inteso come autori e disegnatori, nel mondo dei cartoni animati. Qui si collegherà, qui faccio vedere il primo ingegnere del flashback, si collegherà a questo marchingegno, computer super figo, che lo porterà, ovviamente con l'aiuto di Pandora a seguito, che lo porterà in questo mondo dei cartoni animati, un po' come Dylan nel mondo delle ombre colorate di Pink Rabbit, anche se là i computer non ci sono di mezzo, ecco. Cosa posso dirvi? Da leggere, da apprezzare, abbiamo una chicca di continuity, diciamo, anche se è soltanto per qualche vignetta. Abbiamo personaggi fantastici, uno tra tutti, vi dicevo, è la zozzona Veronica. È proprio anche un bel personaggio, ti direi anche una sua importanza. Morgan più disilluso, ma anche più spaesato per certi versi, perché sì. È in un mondo strano, insomma, è un albo particolare che secondo me non può piacere a tutti un albo del genere, perché è veramente fuori come una mina. Potrebbe quasi per certi versi essere adattato anche a Nathan Never, se pensate a Sigmund e alla realtà virtuale, quello che ci potete trovare. Insomma, si presta a mille cose. È una storia decisamente fuori dai canoni, fuori dal Morgan più cupo, anzi, per certi versi è anche divertente. La violenza nei cartoni animati violenti che si uccidono, cioè veramente è qualcosa di geniale. Non vi svelo molto altro perché è un intreccio fondamentalmente anche semplice che vi porta poi a un finale che è un po' telefonato per certi versi, ma è divertentissimo. Ed è un finale che lascia questa tavola con un Morgan a riposo, con la solita fine dell'episodio, che quasi ci dice: vabbè, riposati, prenditi un attimo di tempo perché poi arriverà il patatrac. Cosa posso dire? Morgan Lost ci saluta come prima serie, diciamo, con una buona storia, malatissima, fuori come una mina, sgangherata come pochi, ma che vi tiene incollato. Merito soprattutto, direi, in questo caso, del binomio comico reale di Pastrovicchio, che ovviamente accompagna una sceneggiatura sgargiante, brillante e divertente del buonissimo Claudio Chiaverotti. Cosa posso dirvi? Questo mese, per l'ultima volta al momento, vi consiglio Morgan Lost, anche perché ormai 24 numeri vi compongono un'intera serie. Tanto vale che concludete la serie, tanto vale che vi immergiate in questa Violent Toons, altro che Serial Toons, è Violent Toons. Mi mancherà Morgan? Sì, mi mancherà perché non metto limiti a tutto quello che ci può essere nella nuova serie, però devo essere sincero, da Bonelliano da più di 20 anni mi dispiace che non ci sia più questo formato, questa fogliazione, e dall'altra parte mi intriga che ci sia qualcosa di nuovo, che ci sia questo formato nuovo, queste 64 pagine che probabilmente cambieranno anche proprio lo stile delle storie, insomma. Ci saluta un Morgan Lost e noi saluteremo un altro Morgan Lost. Cosa posso dirvi? Con un po' di lacrima, devo essere sincero, ben sapendo che saremo accolti, ci saluterà un Pastrovicchio, ma ci accoglierà una Valromeo. Vi dico che anche questo mese Morgan Lost è una delle letture che vi consiglio. Non è una lettura proprio per tutti, però devo essere onesto, è divertente, sgargiante e poi è molto particolare lo stile di disegno all'interno. Quindi anche solo una sfogliata in edicola, senza vedere l'edicolante che magari si arrabbia, fatelo più. Guardatelo, ok? Morgan Lost numero 24, Serial Toons, e sapete, mi fa strano pensare che che a ottobre, visto che probabilmente al 90% non potrò essere a Lucca, non avrò Morgan Lost tra le mani. Vabbè, spero che ne varrà l'attesa il 18 di novembre. Ciao a tutti, baci e abbracci e Morgan Lost. Ciao!
Baci e abbracci.